Salve a tutti, io sono Riesler e benvenuti ad un nuovo video della campagna di Morati su Total War Warhammer 3. Abbiamo eliminato Grombrindal, il nano bianco l'abbiamo sconfitto e ci siamo presi anche la sua provincia. Ora, nella speranza di confederare Grond, che gli manca sempre poco però non si confedera mai, abbiamo dichiarato guerra a Sigvald. E quindi gli abbiamo già conquistato una provincia qui, insediamento ai suoi vastalli, Yangor. E con il nostro secondo esercito pusheremo qui a nord, mentre con Hellebron pusheremo qui un po' più a sud e ci faremo naturalmente accompagnare la nostra Arca Nera. Purtroppo gli Elfi Alti nel frattempo si sono ripresi e stanno riconquistando poco alla volta le province dell'Ultuan, quindi Sigvald va sconfitto in fretta e furia, e tra l'altro qui ci sta anche Grombrindal in questi territori, cioè come si chiama? Si chiama, cioè, Belagor in questi territori che... Insomma, la sua presenza non promette mai bene. Però, al di là di questo, andiamo ad attaccare la città ghiacciata. Vedi che ci arriviamo. Ma mi dà perdite basse, ma sinceramente io non mi fido molto, quindi preferisco giocarmela questa battaglia. Perché noi non sappiamo quante forze ha il nemico e di conseguenza... anche queste perdite basse durante gli assedi non mi convincono tantissimo. Anche vero, ci vorrebbero delle artiglierie per distruggere le torri, però. Ma le torri non le distruggiamo. Abbiamo un paio di baliste. Bisogna vedere chi sostituire, perché noi comunque abbiamo quattro personaggi. Sono tanti. Le torri qui quanto fanno di danno? 70 o di più? Sono ancora 70. Ma sai che ti dico? Meglio così. Lì frontalmente. Oddio, Ellie potrebbe già iniziare a seminare un po' il panico contro questi prescelti. Ci sono le grandi armi però, sti cazzi. Vai, Ellie, ammazza tutti. Ah, nel frattempo che Hellebron fa pezzi sti prescelti, madonna mia. Ma questo cos'è? Il loro lord? Non se la sta vedendo bene, perché insomma 109 di attacco corpo a corpo, 807 forza dell'arma, non so se mi spiego. E magari poi le schegge nere iniziano a sparare, sarebbe anche meglio. Vai, gli ammazza il Lord. Ma dove te ne vai? Ok, è scappato. Ok. Qua abbiamo soltanto il prosciuga spirito. Niente di che. E tu ti sei avvicinato. Mio caro. Aspetta, ma non è che posso far andare in escandescenza Hellebron? Esatto. Così Hellebron diventa di nuovo ultra potente, ultra buffata. Vai, vai.
Questo qua che si trova in questa posizione avanza sempre, probabilmente perché c'è la torre davanti che gli eleva la visuale. My blade hungers. Dark shards. No survivors. Lì inizia a prendere un po' di danni, eh. Mi sembra anche normale. Ah, ma qua abbiamo. Siamo entrati? Ah, ok, bene. Vai, entrate, raga. Ruthless! Whatever it takes! Dealers in death! Ho qua quei personaggi già. Iniziamo a menarli tutti. Ci possiamo avvicinare un po' di più. E dall'altro ci sta anche la maga che dice: Madonna mia, dove mi avete fatto andare? Ah sì, va. In ira tutti quanti. Prescelti come contro lancio, ma non lo so fino a che punto sia conveniente da qua come scontro, però vabbè. Così sono prescelti grandi armi. Hai voglia. Vediamo se riescono ad attaccare questi vedoni grandi armi. Diciamo che poi sotto il fuoco delle schegge nere neanche prescelti reggono tanto. We are ready. The merciless host. Anche cavalleria. Avanziamo e meniamola. Oh, poi la cosa brutta degli alti è degli elfi oscuri rispetto agli elfi alti. Non hanno delle fanterie corpo a corpo da mid game. Per esempio, abbiamo queste lance, però poi finisce lì. E non ci abbiamo altro a livello di fanteria. No, direttamente poi le guardie nere del Naggarond, che equivalgono alle guardie della Fenice degli Alti Elfi, e i carnefici di Arganet, che equivalgono ai maestri di spada di Oet. Però non abbiamo delle fanterie intermedie, come per esempio le guardie argente. Gli Alti Elfi hanno le guardie argente, noi non ce le abbiamo. Ecco perché poi si vanno con gli stack di ombre. Vabbè, ombre poi dipende. Comunque, meglio che l'ho giocata, perché in risoluzione automatica avrei preso molto più di 129 perdite. Ma questo qua mi faceva 400 perdite sicuramente sta battaglia. Minchia, saccheggio da 14.000. Sono tentato, ma vabbè, dai, facciamo il braccio. Ho sbloccato un altro reggimento della fama. Vabbè, è successo l'azione di eroe nemico meno 10%. Taglierò il mago. Il mago non ha nulla. Cosa posso dare? Amuleto nero, bonus alla resistenza. Questo glielo do a Hellebron. Tutta questa resistenza agli incantesimi non la sopporto proprio. Mi dà 20 di magia più 20. Vai, prenditela tu. È completamente nuda. Ma non ci abbiamo molti oggetti poi alla fine. Resistenza agli incantesimi. Niente di particolare poi alla fine. Comunque, un punto abilità per Ellie. Vabbè, schiavista terribile, ovviamente. Corpo a corpo. Difesa corpo a corpo. Vabbè, iniziamo a sbloccare. Vabbè, in realtà sarei tentato a sbarre la ricognizione. Però vabbè, iniziamo dal prosciuga spirito, perché qua se no rimaniamo troppo indietro, raga. Il morbo dell'anima ci è utile se dobbiamo combattere contro i cavalieri del caos. Ma tra l'altro non c'avevo nemmeno l'arcaniera qua vicino, insomma, vabbè. Non che fosse indispensabile, però vabbè, la prossima battaglia sicuramente c'è.
Le foreste morte, è vero, sono state messe al sicuro. Ok. E voi riuscite, però riescono ad arrivare qui? A quanto pare no. E di conseguenza siamo qua. E loro stanno anche reclutando tutto qui. Città ghiacciata, per il momento non voglio potenziare nulla, se sa mai. Ai dischi Quark la potenziamo. Foreste morti abbiamo detto no. No. E vediamo se Grond decide di confederarsi. Gli annegati hanno 12 insediamenti, però sono un grado di forza 108. Vabbè, ma sono praticamente in guerra con chiunque. Non ce la faranno mai. Vengono schiacciati. È un accordo commerciale con questi. Hanno un accordo commerciale con Cilio, con Morati, però... Li voglio anche aiutare per cercare di, come dire, di tamponare quanto è più possibile, permettere di tamponare quanto è più possibile la, come si chiama, gli alti elfi. Qua Grond è andato in guerra con Belagor. Vabbè. Ma Malekith è molto forte, grado di forza 9. Com'è che l'Averlon è grado di forza 4? Vabbè. Cose che non ci riguardano alla fine. No, in realtà ci riguardano, però. Adesso pensiamo a Sigvald. Perché, insomma, andare in tutti quegli insediamenti, in tutte quelle province piene di corruzione non è mai facile. Adesso, secondo me, prima o poi mi dichiarerà la guerra. Vedi cosa ti dico? Questi vogliono un patto di aggressione. Però è molto più probabile che Kadep venga distrutto prima che mi dichiarino guerra. Non lo so. È in guerra con... Vabbè, Cilosta non fa testo. Però Clark Aron, Malekith. Ma... non so. No, e Malekith faccia qualcosa, perché è forte forte militarmente, però non lo vedo... non lo vedo attivo. Non... c'è grado di forza 9, quindi è una superpotenza. E grado di forza 9, noi siamo trentesimi. Sì? Se io sono trentesimo e lui ha grado di forza 9, io ho un arcaniere e due eserciti. Significa che quello minimo ha 4 eserciti. Bisogna più arcaniere, cioè, perché penso che abbia più di un arcaniere. Voglio dire. Ma mettiamoci sulla linea di confine, poi al prossimo turno andiamo ad attaccare Shagrat. O al limite posso anche fare un'incursione e mi prendo un po' di schiavi, che non guasta mai averli. Qui la nostra arcaniera la mettiamo qui. Qua c'è l'arcaniera di Malus, la maniera, appunto. E lei può andare ad attaccare il palazzo della rovina. Questo penso sia un altro assedio, vero? E questo qua è da fare, perché se no perdiamo. È una buona occasione per mettere alla prova questo esercito, dai. Ci sta. Peccato che abbiamo pochissimi eventi di magia, solo 25. Un po' da crescere. Oltretutto questo esercito manca di eroe. Allora, vicino alla maga vorrei naturalmente mettere almeno un padrone, qualcosa di solido, qualcosa di consistente. Vabbè. Warriors, dark shards. Medusa. Battle call.
25-20 sono proprio poco. Vabbè, diciamo che non abbiamo bisogno di 20 per vincere questa battaglia, eh. No. Ah, gli lascio comunque le munizioni a colpo singolo, perlomeno gli elimino modelli. A meno che spero, diciamo, io le due baliste le ho messe semplicemente perché mi serve qualcosa per distruggere torri d'assedio. E basta. Vabbè. Le meduse laser. Cioè, non... Pensiamo a metterci... diciamo che qua lo spazio è veramente pochissimo. Da convincerli ad... possiamo magari mettere una lancia qua a protezione. Che dobbiamo trovare il modo di convincerli ad attaccarci. E però se sparate, perché dai, voglio dire, a parte l'imprecisione aberrante delle nostre baliste che fanno veramente schifo, no, insomma. Andiamo qua alla prima lancia. Stanno in discesa. Sì, oh, vabbè, ma è una pianura. Cioè, perché non dovrò sparare subito appena li vedono. Cioè, non sparano, eh. Ok, vabbè, si sono fermati. Sono stati irritati dalle schegge nere. So, devo entrare con due lance. E perlomeno attirare qualcuno in modo tale che le schegge nere che stanno più dietro attaccano. Io comunque voglio fare avanti queste due menuse. Mettiamole qua. Ma dei loro proiettili non me ne frega niente, perché figurati, cioè, tutti scudi d'argento. La mettiamo una lancia qua, l'altra lancia la mettiamo qui. Mamma mia, le meduse. Aspetta, non fanno troppo fuoco, amico. Eh sì, perché mi stanno ammazzando una alabarda, praticamente. Stanno ammazzando una lancia. Au, la medusa. Calma calmina, eh. Guarda che i nemici sono i guerrieri del caos. Sì, vabbè, ha fatto un fuoco amico terrificante sta medusa. Vabbè. Mi spiace mandare in pasto al nemico queste due unità di lance, però... Non trovo altro modo. Vabbè, diciamo che li hanno massacrati, per modo di dire. Cioè, comunque ci sta sta medusa che ha fatto un sacco di fuoco amico. E comunque sta morendo più loro che noi. No. Poi credo che comunque... sparare in questi spazi stretti non è facile quasi per nessuna unità, eh. Infatti un'unità addirittura si ritira all'altra. Ma secondo me sta subendo fuoco, fuoco amico anche dalle schegge nere, eh. Vattene via, dai, eh. Ma comunque le baliste sono super imprecise.
sta lontanissimo, però figa. Cioè, magari mettiamole più qua, ma devo dire. Mi sapete una cosa? Io mi metto frontline e buonanotte. E tanto. Avete un po' un pizzico d'armatura, ce l'avete pure voi. Avete l'antifanteria, il bonus antilargo. 42-43 difesa corpo a corpo, vai. Ah, quanta forza dell'arma, no? Vai. Ma queste sono partite all'attacco subito. Io non vi ho detto di partire all'attacco, però. Si mettetevi qui. E vanno in attacco in automatico. No, tu te ne devi tornare indietro. Non hai visto, però. Ma vediamo un po'. Andiamo a eliminare sti predoni che non hanno capito che le meduse meglio non averci a che fare. Ecco, appunto. Dai, vedi se spara qua dentro. Guadagniamo un po' di terreno. Questi cavalli che sono tornati qui. Comunque devo dire che loro sono ancora tantissimi e noi abbiamo consumato un sacco di munizioni, eh. Magari non ce la facciamo ad un unico giro. Aia, chi è che mi spara? Mi spari tu? Andiamo su quell'altro cavallo. Ma sono due cavalli. Quanta gente c'ha? Ma quanti cavalli da tiro c'hanno questi stronzi? Sì, però così non va bene. No, 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 ragazzi. Dobbiamo entrare, dai, eh. Fanno cazzo, questi no. Questi sono guerrieri del caos, grandi armi. Ma quanti cavalli da tiro c'hanno? Venite via. Non dovrei mandare le schegge nere avanti corpo a corpo, però. Questi hanno rotto il cazzo però sti cavalli da tiro. Tu vieni via. Non riesco a cliccare uno spazio, cioè non c'è uno spazio in cui è possibile cliccare. Ora sì. No, perché i cavalli mi stanno ammazzando, le meduse sono terrificanti sti cosi. Beh, una cosa. Entriamo con la fanteria, dai, perché non si vede. Queste meduse non posso attaccare. Ho già chiesto troppo a loro. Mettiamo con la fanteria e via. No, tranne quei due. Anzi, quei due fermi. Vi sgruppate e vi mettete qua. Ma tutti quei proiettili, quei dei cavalli, hanno rotto proprio i coglioni. Non capisco perché ci sono queste schegge nere che vanno avanti, visto che. Oh, non ho idea. Io ho messo le lance in avanti, non le schegge nere. Magari avrò dato un comando e non me ne sono reso conto, però vabbè. Red Spear!
champions. We are your doom. Death. Death. Slash. Kill. Slip. Battle ready. Dread spears. Volevo evitare di prendere danno sulle fanterie, però poi ho preso danno su altre unità e non è una bella cosa, quindi lasciamo stare. Soprattutto le megere. Vabbè, ma sta sti cavalli, raga, ma ce ne hanno 200 di cavalli da tiro. A lungo andare poi spara, spara, spara. A me fa un po' di danni, però insomma a lungo andare ne fanno tanti poi. Andiamo larghi. Carnage awaits. Dread spears. Merciless warriors. Oh, ma dannata a fanculo, eh. Sti stupidi cavalli. No, 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 vabbè, basta, rientra. Le leggere le posso anche far entrare, dai. Ora ci sono da sistemare le varie unità da tiro. Dark shots. Cold-blooded killers. Guarda quanti ne sono. Ma secondo me possiamo ancora vincere. Cioè. Aspetta. Ah, se evitiamo di fare fuga, amico, qua possiamo fare bei danni. Tu spara qua. Qua la maga dà una bella magia qui. Ah, se arriva il fuoco di copertura, magari. Allora. Tu di qua. Tu di qua. Anzi, tu di qua. Battle ready. No mercy. Make them bleed. Attacca alle spalle. Blocchi loro. Perché questi sono guerrieri del caos, quindi sono belli tosti. Resistenti. Qua la cavalleria, però. Ma guarda questa unità come si è schierata. Ma che roba. Dark Elves! Orion, bloody murder! Qua facciamo un'altra bella magia. Okay, l'abbiamo scacciato. Perfetto. Andiamo ad attaccarli qui. Ma voglio che le meduse vanno ad attaccare corpo a corpo sti cavalli che hanno l'antilargio e la penetrazione armatura. Dovrebbero durare veramente poco. Ah, qua sta combattendo. Vabbè, ma sono pregoni. C'hanno quintali di cavalli. Cioè. È il centro scuderie questo insediamento. Cioè. Ma non sai cosa reclutare. Sui Norska, reguti i cavalli. Diciamo che l'antilarge delle meduse sulle loro unità di cavalleria si è fatto sentire. Allora, benissimo. Vorrei usare un'altra magia qui. E alcune unità iniziano a non avere più munizioni. Guarda qua, dal fianco destro posso ancora arrivare. Ma tra l'altro poi non c'è nessuno che spara qua. Abbiamo una mano a sti predoni. Mano qui. Ah, ma lei ha finito le munizioni e sta combattendo corpo a corpo. Ah, ha sparato indietro. Deve combattere corpo a corpo, ma. Però non di grandi armi. Combatti qua corpo a corpo, va contro sta cavalleria. Qui siamo quasi finito le munizioni. Follow me.
Oh. Onward! Nagoropi! Dealers in death! By Drakira! La lancia vorrei non perderla. No, se ci riesco. Ok, andiamo. Altri cavalli. Vabbè, alcuni sono quelli là di prima, però voglio dire. No, hanno un bel po' di cavallerie, diciamo. Aspetta, non fatevi troppo avanti, voglio che rimaniate comunque compatti. Ma mi sono finiti anche 20 di magia. Vabbè. No, hanno finito le munizioni, lui ha ancora qualche munizione però. Anche lui però non doveva venire corpo a corpo, cazzo fai. E tu? Sei qua? Vabbè, c'è ancora il loro, c'è altre cavallerie naturalmente. Vabbè. Oh, senti, gli piace, gli piaceva, gli piace a sto lordo reclutare le cavallerie. Che te devo dire? Ah, questa è brutta però. Mamma mia, ma questa è bruttissima proprio, ce ne dobbiamo andare da qua. Ma magari attacchiamo sta barricata, perché qua ovviamente c'è una cavalleria e ho due unità da tiro. Infatti penso che queste due lance le perdo. Vabbè, le lance sono il male minore. Proviamo a far entrare le baliste qua dentro. Credo che hanno finito le munizioni proprio. Ma perché questi non muoiono? Vabbè. Attaccate i cavalli, perché vorrei andare a prendere questo punto di controllo. Guarda quante cavallerie hanno. Supreme Sorceress. Prima o poi la distruggeremo la barricata. Mamma mia, questi combattono ancora. Le schegge nere che le devo mandare corpo a corpo. Diciamo che secondo me è meglio che rimaniamo tutti quanti uniti arrivato a sto punto, dai. Attacchiamo prima di tutto loro. Oh, porca miseria, sto assedio. Ah, diciamo che se vinciamo comunque prendiamo è una bella vittoria, ecco, se riusciamo a vincere. Ma ce la possiamo fare, cioè sta veramente dando molto fastidio queste tutte queste cavallerie da tiro, cioè ne avrò contate più di 10, cioè, ma guarda qua quanti ne hanno, non solo cavalli. Che cazzo è? Dark Shards! Merciless Warriors! Kill them! Red Spears! Traveling! Suffering for all. Supreme Sorceress. On to slaughter. Bolt throwers. Die, weaklings. Supreme Sorceress. For Grand. Attacchiamo sta barricata, che è una barricata che c'ha 12.000 di vita. Non è una barricata, è una fortezza a sé stante. Ne portiamo anche le due lance ferite. Le baliste quasi inutili. Qua ci vediamo un attimo. E ovviamente loro stanno facendo un sacco di danno con il tiro. Vabbè, in Norska sono diventato una unità che basa la sua forza sulle unità da tiro. Una fazione che basa la sua forza sulle unità da tiro.
questi combattono sempre. 300 HP, no? I predoni con 300 HP che continuano a combattere, no? E c'è anche Lord adesso, eh. Ah, una medusa lo sto per perdere. Mi è morta una medusa. Ma ragazzi, secondo me era una battaglia da fare in due tranche, comunque. Qua c'è il Lord. Vabbè, Lord comunque siamo pieni di anti-large, quindi resta sulla cavalleria. Quindi già solo la medusa, però loro una pioggia di frecce qua. Diciamo che voi andate qui, lasciate il resto alle lance, va bene così, e alla medusa. No, non la vorrei perdere la medusa, però. Vabbè. La medusa, l'unità anti, l'unità grande fa, guarda che danni gli sta facendo. Vabbè. Vabbè, andare qui. Perché se gli muore il Lord dovremmo aver vinto. L'assedio quasi infinito, pieno di perdite, però vabbè. Fate una cosa, mettetevi semplicemente qui, schergeniere. Ok. Ammazzate questi. Non so, l'abbiamo ucciso veramente in fretta. Vabbè, poi è circondato da lance, lui sul cavallo. Facciamo una cosa, tu mettiti qua. Ok, Lord è morto, andate a caricare loro. Ma questi prima o poi moriranno. Sta arrivando un pellelupo eroe. Ma secondo me la medusa, ecco qua, mi è morta all'istante. Ha toccato, mi è morta, è rimasta senza vita. Vabbè. Dovremo reclutare un altro esercito, poco alla volta lo faremo, però vabbè. L'importante è aver iniziato a vincere questa battaglia, mo. Ci manca poco. Lui cos'è? L'unità grande? Vabbè, circondato da lance, dovrebbe avere una vita molto difficile. Poco alla volta lo uccidiamo. Loro che si stanno scappando. Era oggettivamente era un assedio da fare in due tentativi. Perché è veramente tanto. Abbiamo finito subito le munizioni. Loro sono tanti. E hanno tante situazioni in cui possono farci danno. Questo, se ricordo bene, si rigenera, infatti. Però essendo circondato da lance. No, però è la disciplina che stiamo perdendo. Mamma mia, sta vincendo lui. La disciplina che è bassa. C'hanno ancora le cavallerie. Hanno disciplina folle. No, era una battaglia da fare in due tentativi, ragazzi. Sono veramente tantissimi. Non avevamo abbastanza munizioni, No, il fatto è che lui si cura. Non abbiamo abbastanza munizioni. Cerco di salvare la maga. Pochi venti di magia. Ma se lui ha la rigenerazione ci ammazza tutti quanti, tranquillamente. Va sull'artiglieria. È un pellelupo. È un pellelupo. Dobbiamo scappare immediatamente. Ci ammazza tutti. Mandare le schegge nere al suicidio forse è eccessivo. Cioè, no. Non so, non penso di ucciderlo con le schegge nere. È devastante. Ha ancora molto margine di crescita. Ma ci ammazza tutti e ha anche tante altre unità che posso combattere. No, ma non gli facciamo niente. Ma sono più gli HP che sicura, ma sono schegge nere, non posso combattere corpo a corpo queste contro
un avversario del genere. No, non ci abbiamo margine di vittoria. Vince lui. Coppa rigenerazione. La maga non... No, la maga è stata implosa con un autoattacco. No. Le lance ce la fanno più. No, si cura troppo, abbiamo perso. Non era possibile vincere un tentativo. Ho forzato troppo e ho perso meritatamente. Sono stato eccessivamente testardo. Non era una battaglia che potevo vincere perché non avevo abbastanza munizioni per tutti. E loro avevano soltanto cavalleria da tiro. Cioè soltanto a 2, 4, 6 con penetrazione armatura. Cioè hanno catato bene perché loro stavano in uno spazio stretto, non in uno spazio largo. Dovevo semplicemente ritirarmi appena ho finito le munizioni, non valeva la pena di continuare a insistere. Peccato anche per le due megere, che entrambi hanno... Cioè, ma abbiamo fatto bene tutti quanti, semplicemente loro erano troppi, cioè sul doppio di noi. E questo qua è un esercito appena reclutato. Adesso obbligo l'arca nera a ritornare indietro. Brutta, questa brutta. Veramente... una delle peggiori battaglie che io abbia... No, ma non dal punto di vista tattico, ma proprio dal punto di vista dell'insistenza. Sono stato testardo e non sono voluto tornare indietro. Ho continuato a sbagliare sapendo di sbagliare. Cioè, non... Detto, no, ce la faccio. No, non ce la puoi fare. A parte il fatto che questi qua sono stati dei mostruosi. Non sono stato in grado di fermarli, questi cacciatori. Stessa cosa i predoni. Ci hanno fatto 214-137. Non sono riuscito a fermarli. In nessun modo. Ho fatto 11k, 14k. Questo è stato il loro valore. Ma poi tutti i predoni, cioè tutti 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, ci hanno massacrati, niente da fare. E questo è un esercito finito, reclutato e finito. Hanno già morti tutti quanti. Perché poi con la... come si chiama? Con la... Il logoramento è peggio ancora, è completamente spacciato questo esercito. Allora, io non so sinceramente che fare, cioè posso iniziare a reclutare qua qualcosina, ma è un disastro galattico questa cosa, galattico proprio. E vabbè, iniziamo da qua. Magari anche prende, visto che siamo contro la Nosca, magari anche prende delle streghe, non lo so. E vabbè ragazzi, fermiamoci qua, se no il video è già venuto lunghissimo. È colpa mia, scusate, ho insistito troppo, sapevo di non poter vincere, però ho voluto comunque spingere fino in fondo. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo alla prossima, ciao.